Vediamo questo esercizio che secondo me è sbagliato perché manca un dato. Gas contenuto in un cilindro isolante, che poi questo isolante c'è da parlarne, è dotato di pistone mobile di massa m in equilibrio con la pressione atmosferica esterna. Anche qui bisognerebbe dire, secondo me, con la pressione esterna e basta, non atmosferica. Lo vediamo dopo. Scaldando il gas, il pistone si alza di 5 cm, modificando il volume di 7 cm cubi. Quanto vale la massa del pistone? 1,4 kg. Questa è la situazione. Il gas si trova qua dentro e è in equilibrio di pressione con la pressione esterna, che non è soltanto la pressione atmosferica, ma è la pressione atmosferica più la pressione esercitata dal pistone che è dotato di massa. Ecco perché qua io direi il gas in equilibrio con la pressione esterna, non solo quella atmosferica, ma anche quella esercitata dal peso del pistone. La relazione è questa: la pressione del gas, che chiamo semplicemente P, è uguale alla pressione esterna. La pressione esterna è uguale a quella atmosferica più la pressione del pistone. Per definizione di pressione, il pistone esercita, una pressione data dal suo peso diviso l'area del pistone. Quindi m è la massa del pistone, mg il suo peso, diviso s l'area del pistone, e la nostra incognita è la massa del pistone. Quindi dobbiamo ricavare questa pressione, lo facciamo con la formula inversa, p meno p atmosferica, che vale un'atmosfera. Ora, se il testo dice che la pressione del gas è in equilibrio con la pressione esterna, vuol dire che questa trasformazione è un'isobara. Infatti, mentre il gas si espande perché viene scaldato, la sua pressione non varia e rimane sempre identica a quella esterna, quindi è un'isobara. Allora non ha senso dire cilindro isolante, perché isolante vuol dire, dal punto di vista termico, vuol dire un termos che impedisce gli scambi di calore con l'esterno, cosa che rende impossibile una trasformazione isobara dove invece il gas riceve calore e assorbe calore dall'esterno. Quindi se il gas riceve calore non può essere un cilindro isolante. Se fosse invece un cilindro termicamente isolato dall'esterno, allora la trasformazione sarebbe adiabatica e il gas potrebbe compiere lavoro soltanto prendendo energia dalla sua energia interna e riducendo la pressione, invece di mantenerla costante. Quindi secondo me questo isolante non ci va. Inoltre, secondo me manca un dato per risolvere questo problema. Abbiamo visto che dobbiamo trovare la pressione del pistone, la pressione atmosferica la conosciamo, non conosciamo la pressione del gas, né la possiamo ricavare dai dati del problema. Dai dati del problema possiamo invece ricavare l'area del pistone S. Vediamo come si fa. Il pistone si alza di 5 cm e l'aumento di volume è di 7 cm cubi. L'aumento di volume è questa parte colorata in grigio, è un cilindro di area di base S, l'area del pistone, e altezza delta H 5 cm. Con la formula inversa possiamo calcolare l'area del pistone, dividendo l'aumento di volume, 7 cm cubi, diviso l'innalzamento del pistone di 5 cm. Quindi il pistone ha un'area di 1,4 cm quadrati. E questo ci sarà utile dopo, se disponessimo della pressione del gas, potremmo trovare la pressione del pistone e poi, con la formula inversa, ricavare la massa del pistone, avendo calcolato poco fa l'area del pistone 1,4 cm quadrati. Ma dai dati del problema la pressione del gas non si può trovare. Allora io, vedendo il risultato del libro, che è circa 1,4 kg, ho immaginato, ho stimato che il dato mancante fosse il lavoro compiuto dal gas. Un lavoro, un motore, perché il gas si espande, di 0,014 atmosfere litro. Con questo dato si può calcolare la pressione del gas. Infatti, in una isobara il lavoro di espansione del gas si calcola moltiplicando la pressione per l'aumento di volume. La pressione rimane costante, come si vede nel grafico nel piano PV, e l'aumento di volume è 7 cm cubi nel nostro caso. E quindi giustamente il lavoro compiuto dal gas è l'area sotto l'isobara, un rettangolo di area base per altezza, P delta V. Con la formula inversa ricaviamo la pressione del gas dividendo il lavoro diviso l'aumento di volume, che dobbiamo portare però in litri, quindi 7 millesimi di litro. A questo punto la pressione viene di 2 atmosfere, perciò possiamo calcolare la pressione del pistone. E facendo 2 atmosfere meno 1 atmosfera rimane 1 atmosfera. Infine, con la formula della pressione del pistone, mg su s, sapendo che la pressione del pistone vale 1 atmosfera, possiamo ricavare la massa del pistone, moltiplicando 1 atmosfera per s diviso g. Quindi
Quindi un'atmosfera portata in Pascal per l'area del pistone, calcolata prima, eccola, diviso l'accelerazione di gravità sulla superficie della Terra. La pressione atmosferica portata in Pascal, Pascal è Newton su metri quadrati, Newton si semplifica con il Newton del campo gravitazionale terrestre, i centimetri quadrati li porto in metri quadrati, un centimetro quadrato è un decimillesimo di metro quadrato, così in metri quadrati si semplifica, rimane solo questo chilogrammi che torna al numeratore e fa 1,45 kg la massa del pistone, più o meno in accordo con il risultato del libro. Quindi ho immaginato che il dato mancante fosse il lavoro compiuto dal gas, che doveva essere circa 0,014 atmosfere litro.